Benvenuti a Torino Web News. Quello che vedete alle mie spalle è Palazzo Marino, il palazzo del comune, non di Torino naturalmente, ma di Milano. Più tardi nel corso della puntata vi spiegheremo come mai oggi ci troviamo qui. Prima naturalmente il consueto sguardo agli appuntamenti della settimana. Il Centro d'Arte Contemporanea Velan in via Modena 52 propone fino al 26 giugno la nuova personale del Laboratorio Saccardi, un percorso per raccogliere le opere prodotte dal gruppo negli ultimi due anni tra disegni, acquarelli e collage. Una doppia esposizione a Torino e a Milano che vede la collaborazione della Antonio Colombo Arte Contemporanea di Milano. Filo conduttore, esoterismo e magia. Fino al 14 giugno, mostra del pittore giapponese Hasegawa al Borgo e Rocca Medievale del Valentino. Dallo stesso atelier in cui passarono Picasso, Ernst e Miró, quello del maestro William Heiter, le opere di un pittore che con il suo stile ha influenzato molti giovani artisti nel mondo. Tra classico e contemporaneo, cultura accademica e popolare, il lavoro di Glen Brown ha influenzato il mondo dell'arte contemporanea internazionale. Oltre 60 dipinti, tra cui molte opere nuove, approdano alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo in via Modan 16 e resteranno fino al 4 di ottobre. Vediamo adesso gli appuntamenti con la musica dal vivo di questa settimana, cominciando segnalandovi due concerti al Nord-Sud in Musica, in Piazza Cavour alla Loggia, in provincia di Torino, Paranza del Geco sabato 30 maggio e Ludalfin domenica 31. Mercoledì 3 giugno Lenny Kravitz si esibisce al Parco della Certosa Reale in Corso Pastrengo 1 a Collegno, mentre al Parco De Gasperi in via San Mauro a Settimo Luca Carboni sale sul palco venerdì 12 giugno. Infine vi segnaliamo all'Oratorio di San Filippo Neri, sabato 30 maggio, un concerto della Scuola Gregoriana del Conservatorio con repertorio proprio della Solennità di Pentecoste. Qui ci troviamo ai piedi del Teatro alla Scala, uno dei punti chiavi di Mito Settembre Musica, il festival che da 2007 unisce e trasforma Torino e Milano in una grande sala da concerti. Mito Settembre Musica si è affermato in questi anni grazie alla novità e alla qualità delle sue proposte, rappresentando tutti i generi musicali, da quelli antichi a quelli contemporanei, dal teatro barocco musicale al rock. Da 3 a 5 appuntamenti al giorno per un totale di più di 200 concerti, in gran parte gratuiti, che animeranno Torino e Milano per più di 3 settimane. 107 location diverse, fra cui 79 a Milano e in Lombardia e 27 a Torino e in Piemonte, fra cui il Palasciat di Milano e il Palo Olimpico Esozaki di Torino, e poi anche luoghi di culto, chiese e basiliche, dove a risuonare sarà naturalmente la musica sacra, antica e barocca, e poi anche un appuntamento a Genova. Torino inaugura il 3 settembre la terza edizione di Mito Settembre Musica con il concerto dell'Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, diretta da Yuri Termikanov. Il giorno successivo la stessa orchestra, con un programma differenziato, inaugurerà anche l'edizione di Milano. L'ormai tradizionale appuntamento con un mondo lontano viene quest'anno dedicato alla cultura giapponese. Si inizia con la rassegna di concerti dedicata al compositore Toshio Ozokawa, protagonista anche di due incontri, uno a Torino e uno a Milano. Con il coinvolgimento di fornitori e partner tecnici che contribuiscono a ridurre al minimo l'impatto ambientale, Mito conferma anche quest'anno l'attenzione già iniziata l'anno precedente all'ambiente e alla sostenibilità del progetto. La direzione artistica di Mito Settembre Musica è affidata a Enzo Restagno, che si avvale della collaborazione di Claudio Merlo per Torino e Francesca Colombo per Milano. Per questa puntata è tutto, l'appuntamento con Torino Web News è per la prossima settimana. Arrivederci dalla redazione web della città.